Quando il dottore ha detto nel retto stavo per ammazzarlo. Ma che slippini fighi! Guarda, tengo il tanga! È un poeta! Figo! Ah, bene, così voi due avete un brutto raffreddore, giusto? Quella t'ha visto il culo! Tacito, lo so! Sì, abbiamo un brutto raffreddore, una polmorinite nel fegato che il gagarozzo ci chiama. Vede, collega, abbiamo bisogno di una medicina fluida, di un bel acido, insomma, qualcosa di tosto. Beh, vediamo, signor Butted, che ne dice di cominciare da lei? Perché non si mette sul lettino in fondo di schiena, così la ausculto per sentire cosa c'è che non va. Veramente, signor Butted, io avevo detto sul lettino in fondo di schiena, non il fondo schiena. Quindi se non le spiace potrebbe... Ha capito? Sì. Ha il cervello di King Kong e il culo più peloso. Zitto, Beavis. Ehi, calma ragazzi, calma. Vediamo di darci un taglio, ok? Adesso vi faccio una bella iniezione di antibiotico. In poche ore vi sentirete meglio. Ma non ci dà la medicina più scritta di tutte? Ma sì, quella che sa di succo di topa. No, io non prescrivo mai quella roba. Può far girare la testa al paziente. Ne è sicura? A volte può provocare allucinazioni. Magari! Non passa. Bene, adesso potete rivestirvi se volete. Anzi, vi sarei grata se lo faceste più in fretta possibile. L'infermiera passerà a portarvi il conto. Che schifezza. Niente medicina, niente sballo. Comincio a sentirmi anche meglio. Già, una vera merda. Ma sto da Dio! Che sfiga. Ben cotto. E i sottaceti? Vuoi i sottaceti?